Per il lancio delle uova che si farà dopo. Palestra. Ok. Dai, forza! Cosa fate stasera? Vincete? Bravi! Bravi! Vai, vai! Ma questo è allenamento, vero? Ammazza devo. Ma i ganci valgono? No. Cos'è? 3 a 1? 3 a 1! Via! Vai! Questo è un blanco! Non immaginavo! Noi avete giocato, arrivi! Abbiamo giocato a boccia! Ma che era sempre fatto! Vai! Tre pari! Vai! 4 pari? Facciamo cambio campo dopo! 4 pari? Ah, c'è l'acqua? Oh, momento, adesso come faccio a prendervi? Oh, ragazzi, no, un casino adesso. Non ce la faccio. Bello! Di Peppo, di pure. Non ce la faccio così. Ma scusa, Bello! Ma questi ragazzi...
ragazzacci. Bella! Prima o poi me lo fai così, eh? È proprio un gioco, Vedo. Vai! Guarda, c'è la palla in fondo! Ti ho già provato tre volte! Poi mi manca il fondo, ecco le sponde! La pallina è ritornata. Seia? 5. Bello stato, bello stato. Hai visto cosa prendo? 7-5. Se mi fai prendere in mano le palline, le specchie magari, l'hai sentita questa? L'hai sentita? Andiamo? A 5. No! Grande! 8-6. Questa è la presa al volo. Bravo. Non bisogna scattare. Nove a 6. Dieci? Fine? Aspetta un attimo. Ah, adesso lo
Vai! Dai lì! Come non sei uno Uno a uno. No, due pari. 3-2. Tre pari. Ma è capitato. Arrivata. Quattro per i rossi. 4-3. Vai. 5-3. 5 rossi, 3 i blu. E adesso
Vai. 6 a 3. 6 a 3. Sette, tre. Sette, quattro. Ai! È esagerato, è esagerato! 8-4! 8 i rossi, 4 i blu. 9 a 4. Così 9 a 4. 9, perché non arrivi al 10? Azzerato? No, vai, che cazzo di diretto è? Oh, mi sono ritirato. Ah. Ok. 1 a 0 per i rossi. Quella, uno pari. Thank you.
fa come mio, prendete uscito il gancio. Op. Presa? Due a uno per il blu? Cosa è successo? Ho capito io. Cosa è successo ai rossi? Vai. Bello! 3 a 1 per i blu. Wow! Ciao Nico. Oh, ciao Nico. Ehi, 3 a 2. 2 rossi, 3 blu. No, non vale lì. Non vale. Dov'è? Trovata? Il più scarso sono io, vai. Lo segno. Adesso là. Scusa, sta segnando solo lui. Guardate che non si è aperto la casa. Lui è scarso, sai, no? Fuori. Thank you.
3, eh? 4? 4 blu e 3 rossi? Vai, vai. Che cosa era quello? Che entrava, mamma mia! Non è entrata! Ma che come tutto, tutto fonte! Quattro pari! Riprendiamoci! 5 a 4 per i blu. Vai. Oh! 6 a 4 per il blu. Bravo, bravo, bravo. Vai. Una. Vai. Rigore per lì. Com'è che siamo? 5 a 6 per i blu. A 5 per i blu. Tornate indietro. Vai, vai. Vai. Sette a 6 per i blu. Va bene, anche la mossa di pari pari. Vito, andiamo a segnare qui. Uè! 7 a 7! Oh, avete pareggiato, eh? 7 a 7? La rimonta, eh! 26! Uè! 8 a 7 per i rossi! Ai ai ai! Ai ai ai. Questo è il momento di pausa per il oh, 9 a 7 per i rossi. Wow. Era lì.
bravo. Ma lo devi insegnare però. Bello, bravo. Ma cosa andate all'11? Allora 10 per i rossi, 7 per i blu. Vai. Vai. Vai! Thank you.
sì, che... vediamo, devo ancora giocarlo. Thank you.
fuori. Fuori. 8-3. Quattro. Nove a quattro. A 4. Fuori. 10-5. Dieci a sei. Dieci a sette. Undici a sette. C'è 8. Dodici a 8. Tredici a otto. Tredici a nove. Quattordici a nove.
10 a 9. Zero. Pari. Quattro a due. Cinque a due. Sei a due. Sei a tre. Sei a quattro.
6-5. 6-5. Sette a cinque. Otto a cinque. Cinque. Dieci a cinque. Dieci a sei. Undici a sei. Oh. Dieci a sette. Ah. 10 a 7. 10 a 8. 10. Cos'è successo? Dieci a otto, stop. Pausa. Undici a otto. Dodici a otto. Dodici a otto. Dodici a nove.
13-9. Quattordici a nove. Quindici. Partita. Una prova questa. Prendi la palla. Ida, Ida, non immaginavo. Allora, pallavolo, ha vinto 2-0, tornate, quinto e sesto, quindi tutto posto, tornate. Adesso gioca, lo fate da sui sempre per il terzo e quarto. Calcio pallina, come sta andando? Oh,
devo intervistare una persona di Gornate. Ma come sta andando? Secondo voi come sta andando? Quanto siete posizionati? Non lo so neanch'io. Stasera magari voi puntate al quinto, perché il quinto comunque è la cosa migliore. Ma noi abbiamo fatto quest'anno, so quanto abbiamo seguito la realtà, quindi secondo me non vale la pena. Allora, vediamo quanto manca. Mancano ancora 2 minuti e mezzo. Volevo dare un aggiornamento sul calcio vanilla per capire qua come siamo messi. Come siamo messi sul calcio vanilla? Come siamo messi col calcio vanilla? Guardate, Benegono ha vinto Benegono con il quinto e sesto posto, quindi Benegono quinto posto, Gornate sesto posto, e adesso abbiamo abbiate queste insieme, è la prima partita questa, la seconda, okay. Non vi dico che ha vinto la prima, poi vi do il risultato finale, va bene. Mentre la palla al cucchiaio, siamo arrivati a 1 minuto e 42 secondi. Queste poche rose come si stanno comportando? Un po' casotto all'inizio. È caduto una stava imbrogliando. Però non so se è valido o non è valido. Non è valido, perfetto. Noi giochiamo. Dopo c'è locate, si può fare locate e poi toccare un altro. Locate con il piano freno, sì. Piatto per voi qui, se c'è, ci siete adesso? Ci siete. Manca 1 minuto. Manca 1 minuto, un'accompagnatrice. Secondi in questo momento. Dai di corsa. La palla arancione vale 5. No, non è vero. 15 secondi. 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, un applauso alle Gornate che ci ha messo, scusate, ok, calcetto la seconda partita di Gornate, quindi si fa la finale per il secondo posto e le Gornate, se volete potete prendere posto sul calcetto. Allora, locate l'onate, se volete prendere posto.
mentre sul, diciamo, palacucchiaio è la volta di ruotate. Sono prove. Notate, siete pronti? Volete fare qualche altro giro di prova? Un altro giro di prova. Non ci ripete le palline, ma però ci sono delle palline. Le regole mi sono chiare? Le regole mi sono chiare? Quando tornate dovete passare dietro i cinesini. Uno porta due piedi, uno porta, uno accompagna e uno mette la palla, potete ruotare. Allora, se siete pronti andiamo via. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Fare il palco, ecco, mani dietro la schiena. 3, 2, 1, via! Allora, un po' di tifo intorno al calcio Manila, che vedo la gente attonita con, intorno al, al calcetto. Li voglio proprio attivi, li voglio proprio attivi. Come sta andando? È già iniziato? Ok. Se sei provocato inizia adesso la partita di pallavolo, quindi chi vuole andare a vederla può andare a vederla per il terzo e quarto posto. Ricordiamo sempre gli stand gastronomici aperti, soprattutto i bartender che si offrono dei cocktail, diciamo, incommensurabili. E gin tonic, ripeto, gin tonic offerto da Francesco, quindi voi andate a cassa, mettete sul conto di Francesco un altro di gin tonic. Naturalmente scherzo, lo offrirà solo me il gin tonic. Ecco, ecco. Allora, siamo a quanto tempo? 2 minuti e 50 secondi. Quindi siamo passati solo un minuto in questo momento. 2 minuti sono passati. Con le carriole, quindi sicuramente un gioco di impatto e poi lancio delle volte più tardi.
è la più grande, fortunatamente il tempo ci sta tenendo, quindi... Siamo arrivati a 1:50. Vi ricordo che il record in questo momento è 56 pallini, quindi adeguato 56. Non finito qui, la cattura è riuscita a trovare 56 pallini. Mancano 45 secondi. Comunque lo fate bravissimo, devo dire che ha una tecnica particolare, hanno concluso la loro prova. Siamo a 20 secondi in questo momento, 15 secondi, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, Ida Prost, complimenti, un applauso! Minuto, arrivo! Applauso Lucato! Va bene, ti sto aspettando! Allora, nel frattempo si prepara il Lonate, quindi giochiamo in casa. Forza ragazzi! Allora, Lonate posso anche chiedere il nome, che tanto lo sanno tutti, sappiamo. Luigi, Manuela, Deborah è quella che ha preso il contatto. Allora, la pippa a giocare, ma perché c'è allora che sarà una cosa. Adesso, non so se chiedere a lei o a tuo marito che mi ha fatto la serata, sicuramente non è che mi sono diverso. Senza penalità? Senza penalità? Una. Ho ricevuto un commento e devo dire che ha pienamente ragione. Mi dico solo che il marito la sera dopo ha giocato a concerto e ha fatto un concerto di allucinante. Ma la sua questa che non abbiamo fatto. E lei e loro mi hanno regalato la ruota e la sera dopo. Se volete potete fare una prova, lasciate il buco, sapete che volete mettere i piedi dopo, lasciate il buco. Okay. Guarda il casino della pallina. Prova? Vai. Si arriva al 21, quindi non diciamo nulla, siamo fate un po' le pause per i ragazzini, però dai un po' di tutto, no? Ambrogio, dai un po' di piatto, fai un po' di... Oh, perfetto, per tutti, per tutti. Sono pochi qua, sono pochi. Mi raccomando Luigi, No, è della... Ok, andiamo, 3, 2, 1, via! Forte Lonate, Forte Lonate! Non è colpa di me, sono io, sono io.
Allora, adesso è proprio la piazza, l'ultima squadra in gara,
Intanto volete fare qualche domanda indietro? Ma sto non per fare un po' di fare. È un po' più pesante quella forse, dipende anche dalla situazione, perché c'è la domanda di lavorativa. Ecco le palline. Wow! Come è andata la prova? Ci sono le buche. Bravo! È una prova? Sì, dobbiamo fare quello. Quello vuole, dipende da come. Attenzione sempre ai piedi, la partenza dietro ciliegine, se no ti fai contro la penalità. Deve essere sempre una coppia, deve essere sempre una coppia, uno che porta. Uno che porta le mani sulla schiena e uno che accompagna per il torno della famiglia di casa. Ok? Ci siamo? 3, 2, 1, via! Allora non voglio, ma non voglio dire niente, diciamo che la parte è essere. Ah, è molto vinto! Quindi non è riuscito a spuntarla su, bloccate, se non voglio un altro. Quindi Donate si è aggiudicato il calcio balilla misto. Dove sono le voi? Dove sono le voi? Ragazzi, bravi! Leo, non scappare, vieni qua, dai. Bravissimo, bravissimo. Dove è andata? Sul passo. Bella lì, bella lì. Via spedita. Allora, un applauso particolare ad Alice, che sono una ragazza che sta facendo la tutte le unghie che si ritrova, è stata bravissima. Bravissima, bravissima. Ha graffiato l'avversario. Se va la ragazza, bravo. Torniamo alla palla al cucchiaio, qui mancano adesso in questo momento 3 minuti e mezzo. Ma come un treno! Mi ricordo bene la corsa con le carriole. Leo, vieni davanti al calcetto che passiamo la parte. Ok, pallavolo per se sempre non dobbiamo essere collocato, quindi anche in questo caso che sta sempre dimostrando, diciamo, la sua peccato, peccato che ci siamo non ci sono ancora segni di tappezza, quindi diciamo che la terza è da fuori più grande e perfetto. Manca 2 minuti e mezzo, siete a metà del tempo. Andando. Bestia? È incollata la pallina. È brava, è brava, è brava la ragazza,
mi raccomando, i piedi dietro il cinesino, sempre dietro, sì, rispetto, no. Così. Brava, me lo giri. Poi io me lo mando nel mio, sono tutti. Sì, c'è la scuola. Wow! Manca un minuto. No, che mi dice di andare un attimo. Vai su questo. Quello di applaudire un partito per la piazza, no, non c'è nessuno, ah, e fa un applauso, prego, si fa un applauso. Brava! Di sicuro lei. Amore, però non ti metto piano. Mamma mia, che tecnica! Boh, infinitamente. Mancano 50 secondi, mancano 50 secondi. Era un minuto. Se volete potete cambiare. L'orologio rallenta. I piedi dietro i cinesini, se no vi danno la penalità. Questa è brava davvero. Quindi guardate sempre dove mettete i piedi. Tranquillo. 30 secondi in questo momento. Ma che passo? Pazzesco! L'ha riempito! È stata bravissima, dai! Brava, brava! Brava! E che caspita! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, non vale l'ultimo? No, è andata dopo, adesso stop. Ma che è andata? No, quando ha detto stop è già dentro. No, no, signore, ma vedendo c'è il video, oh, appunto. Signore, devo lasciarlo dentro. Ah no, è valido. Ha detto uno, poi ha detto stop. Ma non è uno che cambia la vita. Signora, stop, l'ha detto quando è dentro. Sta vedendo, poi si vede, c'è il video. Però era senza mani. Vabbè, comunque quello era dentro. Ma era senza mani. Voi, se ne da togliere. Allora, ce ne sono da togliere qua. No signora, ma una su 50 grammi messe dentro non è che cazzo, no, è stato bravo, infatti dicevo a lui di continuare a ricordartelo, perché dovevi andare lì. 23 no, facciamo fare prima lo spareggio, così poi facciamo la prima. Allora, cioè, se non no, ma che dobbiamo fare lo spareggio. Ma se sempre non ha del buono, come può fare lo stesso numero di cammino. Adesso per non, come dire, mescolare per noi la classifica, diciamo che c'è questo centro, poi vedremo come si classificheranno sulla classifica finale. Allora, usiamo lo stesso criterio che abbiamo fatto prima, tutti i primi che fanno il peggio fra la storia di giornate, solo che riduciamo il tempo di gara, il tempo di gara è ridotto a un minuto, quindi quante palline riuscirete a portare in un minuto, il massimo numero di palline in un minuto.
prego la squadra di Bollate di venire sul campo di gara di pallacanestro. Eccole. Ecco, prove. Okay. Prove non avete fatto sufficienza, quindi possiamo partire. Allora, ripeto, gli spareggi sono un minuto di gara a testa, quindi chi riesce a mettere più palline nel minuto di gara. Se siete pronte, prendi assunto, così poi possiamo fare anche la gara del carriola contro la blu. Ci siamo? Ci siamo. Vado. Siete pronte? Puoi anche tenere la pallina proprio sopra il cucchiaio, così guadagnate qualche secondo. Il piede dietro la linea, vado. 3, 2, 1, via! I secondi che affronteranno la prova sono i giocatori di Benedorro. Siccome è un minuto, credo che possono raggiungerci qua, così velocizziamo i tempi. Sono già passati, siamo a 23 secondi, quindi sono già passati con 40 secondi. Il minuto sta volando. Siamo a 15 secondi. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via, finito. Stop. Contiamo, apriamo le palline. Benedorro, siete pronti? Vado del tempo, attenzione sempre ai piedi, eh? Va bene così il giudice. Abbiamo i giudici internazionali di giochi senza confini che controllano il posto. Se sentite una parola, va bene, lo diciamo dopo, devo fare la partenza. 3, 2, 1, via! Ok, casse sempre unite con le carte 2-0. Ah, forse non è vero. Casse sempre locate, ha vinto casse sempre 2-0. Quindi, al lavoro, casse sempre terzo posto, locate quarto posto. Attenzione piedi. Parte adesso la finale, pallavolo, Benedorro Lonate, quindi qui vuole andare a vedere la partita di pallavolo, perché poi facciamo finire la partita di pallavolo, all'esterno faremo la piramide da allestire nel frattempo, mentre a corsa con le carriole, lancio delle uova, lo faremo poi quando finisce la partita. Sì, ma siamo il 21 giugno. 8
secondi, 7 secondi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Mi dispiace non aver dato il tempo finale. Ce n'è una sotto. Allora Castelsepio si è già pronta per partire. Pronti? 3, 2, 1, via! Credo le squadre che devono giocare alla piramide se possono iniziare ad avvicinarsi al campo di gioco, se non sono in zona, se non sono fatto in zona, forse posso essere in zona, non so se devono avvicinare al campo di gioco. Siamo a 20 secondi, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Ah, peccato. L'ultima delle maglie caduta. Ed era quella che mi faceva vincere, quella che mi faceva vincere. Abbiamo l'ottava in prima posizione, in seconda posizione, poi abbiamo un passo di secco, che non lo prendo, una sfida parallela che mi porta a 5 e 3, che mi porta fino a 5. Se vai a tempo le sfide e poi sei in minus, chi mi porta fino a 5 vince. No, vediamo chi mi porta fino a 5. Se lo fai sul tempo rischi di se invece lo fai sul numero ovviamente il numero allora non... perché prima mi dicevano di non fare più lo spareggio e di dividere i punti del quarto e del quinto posto, aspetta, quarto, quinto posto, allora il quarto e il quinto sarebbero 10 e 15, perciò 25 punti diviso 2. No, meno male che vado a 5 domanda. Ok, li dividiamo come sono fatto. Vabbè, no, potevamo farlo solo. Perché si cambiavano il quarto e il quinto posto, il quinto e il quarto sono 15 e 12, giusto? Ok, abbiamo sommato e poi diviso per due. Va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. La classifica finale della palla del cucchiaio. No, è qua.
dobbiamo fare uno spero di cinque. No, cioè, beh, no, non è male. Il quinto sesto sono su qualche quinto di quanto sono 15? 25 punti. Diviso 2. 5 punti che fa la migliore. Sono 5 punti che puoi dare. Ma fa un ragazzo. Al massimo gli ha dato 2 punti in mezzo. No, c'è un ex equo per il quinto sesto posto, quindi classificati entrambi al quinto posto, sono Donate e Unicorno. Scusate, ho parlato io. Allora, al sesto posto c'è classificato Donate. Donate, lasciamo Donate da me. Cioè, con tutto il mondo che ha fatto, che buona pausa del testo Donate, dai. Bravi! Quinto posto nel secco ci sono Donate e Venedoro. Al terzo posto Castelsepolo, secondo posto Pierantate e primo posto Pierantate e Corriere Tagline. Devo dire che ha avuto una distanza di numero di spettatori. Fanno parte della piramide quelle. Ah, va bene. Paese la morte. Non riesco a leggere, ma non gliel'hai già spiegato. Allora, il squadre della piramide. La stessa voce. Il numero 6. La squadra della piramide. Di quali devono costruire? No, di quei? Quindi dove devo stare? Qual è l'area? Perché
sottolineare mi legge non perché non so leggere, ma perché sono cercato. Audio. Devi tornare di qua. Quando è arrivato lì, padre. Supera la riga. Sì. Ma anche per farla più grande, superare la riga, superare la riga. Non dovete andare oltre, non è che dovete oltre la riga. Parte la donna, portano di là degli uomini numerati perché non hanno la stessa altezza, quindi saranno 4, 3, 2, 1, 5. Quando la donna torna di qua, si finisce. Anche con quelli non fare. Possono essere presi come vogliono, come volete. Allora prendetelo come volete, basta che non mi rovesciate. No, ma non ho capito io, devo passare la riga a prenderla e a portarla? Sì, sempre, sempre, sì. Passare la riga e prenderla. Una squadra alla volta. Partiamo con chi vuole partire, partiamo dall'alto. Però seguiamo la linea. Seguiamo la linea, dai. Allora, o partiamo da Biato o partiamo da Benedonna, decidete voi. Parto dall'alto? Allora partiamo dal basso. Venegono, Gornate, Castelsepe, Locate. La costruzione dove la fanno? Di là? E io posso stare. No, di qui. Va bene. L'ultimo set torna nella posizione dove c'erano i setti in origine, lì l'arbitro prende il tempo. Possiamo partire con Benedorgo? Siete pronti? 3, 2, 1, via! Bravo! Secondo livello è stato costruito. Adesso abbiamo col terzo livello. Fabri! L'ultima palla di piede. Dai! Può partire la donna. Sempre in piedi dietro la riga, sia l'andata che rientro. Sette di Fabia, siamo al quarto e secondo,
costruzione sta progredendo. Vai! Brava! Dai, dai, Osti! Poveretta, cos'è? Ce la sta mettendo tutta! Brava! Ehi! No, ma ascolta, ma lasciale! Lasciale, li porto lì indietro! Perché no? Brave, bravi! È dura? Un pochino, eh? Un pochino. Scusa. Allora, siamo quasi pronti per la seconda prova. I giudici stanno verificando la prova di Nogono per capire, stanno guardando la barra per capire il replay, per capire se c'è da prendere qualche penalità o meno. C'è una contestazione in corso, attenzione. Stanno sempre dei coltelli in questo momento. Vediamo una rivoltella. Ah, è posto. La coppa per il tiro tornato, che così si carica. Ricca, i piedi devono sempre essere dietro le linee, sia all'andata che al ritorno, perché se no vengono poi dati dei candidati. Possiamo partire? Ok, sono pronti? 3, 2, 1, via! Due palle sono andate. Adesso mi sento, prima non mi sentivo, adesso è meglio. Ringraziamo Ross, il nostro tecnico del suono. Un applauso a Ross, tecnico del suono, un applauso. Poi anche lui offrirà una birra a tutti, andiamo tranquilli. Siamo quasi a metà della prova, mancano gli ultimi due strati. Ah,
ancora due palle di pieno. Poi ricordo che il concorrente femminile può partire quando il concorrente maschile supera la linea di partenza. Ecco l'ultima palla di pieno, sta rientrando. Ok. Bravo Vincenzo, bravo Vincenzo. Un applauso a Maria che sta scaricando l'ansia in questo momento, in questo gioco. Poi se qualcuno dopo la prova, visto che è così brava, vuole offrirle, non so, un gin tonic, una birra, qualcosa, penso che lei, come dire, approvi molto volentieri. Ecco. Quindi... Brava! Bravissima! Bravissima, complimenti! Allora, la prossima squadra è Castelsetrio. Mettete di cura a posto i sassi e le balle di fieno. Se sempre siete pronti? Ok, stiamo preparando per l'inizio della prova. Se siete pronti do il via. Allora 3, 2, 1, via! Attenzione sempre ai piedi, piedi dietro le linee, sia in un verso che nell'altro. Bravissimo, primo strato completato, si passa al secondo livello. Terzo livello. Tornate in questo momento, scusate per testa il setrio, l'ultima palla di fieno, posizionata, parte la donna in questo momento. Dai, scusate, sempre i piedi dietro la linea, mi raccomando, attenzione. Secondo livello in questo momento, secondo livello di secchi, dai forza, fatemi sentire questo secchio, fatemi bravi. Sentire, dai, dai, dai con il tifo, manca l'ultimo secchio, oh là là, bravissima, finita la prova, complimenti. Allora, vi arrivano un auricolare delle notizie dalla palestra, per molto molto positive. Venegono sta vincendo 2-0 sull'Onate, quindi la partita è finita. E quindi Venegono si è aggiudicato il primo posto della pallavolo mista e secondo l'Onate. Infatti,
Allora, lottate, vedo che sono già pronti in campo di partenza. I lottatesi, un applauso ai propri atleti. Bravi! Oh, bravissimi. Ah, vedo gente che continua a bere birra in parterre, gente conosciuta che vuole birra. Mi fa piacere. Se siamo pronti, non diamo. Non vedo il giudice di gara. Ecco lì. Giudice, possiamo andare? Momento stanno discutendo con il fatto sta prendendo decisioni importanti. Ci siamo, siete pronti? 3, 2, 1, via! L'ultima palla di Pieno, eccola che viene posizionata, attenzione ai piedi, bravissimo, parte la concorrente femminile, sempre i piedi dietro la linea, mi raccomando, sempre dietro la linea. Bravissimi, fate un applauso divina, giusto, divina. Sì. Ah, bravissimo, allora giochiamo in casa, abbiamo un tipo in casa. Fate. Vai mamma, divina. Bravissimo, tipo sfrenato, come ti chiami? Alessandro, quindi stasera se non si comporta bene è finito. Bravissima Divina, bravissima. Si è comportata bene, si è comportata bene. 2 minuti e 0. Non la fai entrare stasera a casa, se non vince non la fai entrare. Sono 49. Complimenti. Amore di figli per la mamma, complimenti veramente. Anche lei ha già fatto. Allora, adesso è la volta di Lonate, la squadra di Lonate. Giochiamo in casa, mi raccomando. Abbiamo anche il fotografo ufficiale per fare la foto. Come si chiamano Fabio? Ale? Ale Marzia, bellissimo. Un po' di tifo per Lonate, dai per Ale Marzia, un po' di tifo, dai! Facciamoci sentire, dobbiamo arrivare primi a questo gioco, dai! Nel frattempo stanno verificando la prova di Lonate. Ci siamo, siete pronti? Ci siamo, Dolby allora! 3, 2, 1, via! Vai Ale! Mi raccomando i piedi dietro la linea, sempre! Tempo di tifo! Bravo! Un po' di clap! Vai! Bravissimo! Veloce! Ale! Siamo al secondo livello!
Bravissimo. Vai, vai. Mancano ancora tre palle di fieno per il secondo e il terzo livello. Vai. Prima palla andata, ecco la seconda in questo momento. Andata anche bravo. La seconda, manca l'ultima. L'ultima palla di fieno, poi deve tornare indietro. Perfetto. Vai. E parte con molto pulito, ecco. Marcia bravissima. Ecco i piedi sempre dietro la linea, eh. Bravissima così. Forza, vai. Dai, dai un po' di tifo, fatemi sentire. Dai, brava! Dai, fatemi sentire. Bravissima. Siamo quasi a metà dei secchi. Dai Marzia, veloce, dai, dai che ce la puoi fare, dai. Oh! Niente, va bene così, bravissima. Si è ripresa subito alla grande. Ancora tre secchi, questo è il terz'ultimo, ne mancano ancora due, il penultimo secchio, brava, manca ancora uno, dai, dai che ce la facciamo, dai, dai, l'ultimo posizionalo, forza, bravissima! Allora, l'ultima squadra è Abbiate, che vedo già sul campo di gara, e vi dovete risistemare le maglie, perché così hanno fatto tutti. Vincevamo tutto, se no poi. Siamo quasi pronti per l'ultima concorrente. Ecco, vi ricordo che dalla parte opposta, di fronte alle tribune del corpo sportivo, una volta che la finale è definita, faremo la corsa con le carriole e lancio delle uova. Quindi anche la gente in palestra, adesso non so se la gente in palestra è stata. Perfetto, la palestra è chiusa, continua la gente fuori. Se volete iniziare a prendere posto sugli spalti per i giochi successivi, vi consiglio di prendere una birra così poi vi godete in pace i due giochi prossimi che sono il clou della serata, la corsa con le carriole e il lancio delle uova. Allora, se volete salire sugli spalti per i prossimi giochi, nel frattempo abbiate pronto per la prova, vediamo il comitato se vi dà l'ok per andare via. Comitato, possiamo partire? Possiamo partire? Attenzione, va bene, 3, 2, 1, scusate, aspetta che non era... Sei pronto? Ok, ridò, 3, 2, 1, via! Dai che ce la facciamo, dai! Dai un po' di tifo, dobbiamo di appiatti per fare il tifo. Sono uno, pochino buono di suoi bambini. E dove fa la piramide? Siamo a metà della prova, due livelli di balle di fieno fatte, si sta realizzando il terzo, manca l'ultima balla di fieno. Ottima buona, con un po' di superamento ci vuole, anche per la cosa femminile. Ricordo sempre i piedi, i piedi dietro la linea. Sì,
Siamo qua a metà di sette portati, secondo livello finito, mancano due sesti. Brava! Non abbiamo finito anche in questo momento, bravissimi, bravissimi, un applauso anche dagli altri paesi, visto che la compagnia di La Piazza non c'è nessuno, insomma, però la sua attività è una scorsa, non si può dire. Tutte le foto sono fatte, va bene. Cosa fai? Guarda, ma l'hanno un po'. Allora, questa prova è finita, dopo mi daremo i punteggi, il comitato ci farà sapere chi ha vinto la prova. Vi ricordo di portarvi sugli spalti per i giochi che si terranno proprio davanti agli spalti, la corsa delle carriole e il lancio delle uova, quindi se volete potete accomodarvi. Prima ci sono le carriole. È finita questa? Lascio la parola al giudice di gara. Ok. Allora vi faccio dire dal comitato quali sono i risultati di questa prova. Al sesto posto abbiamo Locate, al quinto Tornate, al quarto Perevano, al terzo Abbiate, al secondo Renate, al primo Un applauso che sono sempre allora, che vi faccio la prova, complimenti, complimenti. Adesso possiamo andare a vedere le altre prove, quindi sportività mille, bravissimi, complimenti. Cariola, si parte subito? Vai, vai. Adesso tu scendi e ci mettiamo là dove c'è il nastro. Vai Nagi! Oh Corò, Corò! Occhio che non c'è il buco! Di volta! L'ha rovescio dentro! Allora, le squadre sono tutte qua, vogliamo leggere le istruzioni che così le leggiamo a tutti. Troppo sesto però. Wow! Io prendo le birre e te prendi la pelle.
Thank you.
No, ancora no. Allora, se non l'avessi detto io, se non l'avessi detto io, facciamo una prova adesso del gioco della carriola. Ambrogio porta la carriola e Antonella si fa portare, così. Bravo Ambrogio! Ce la fanno tutti. Vai Ambrogio! Questo è l'esempio. Dov'è Antonella? Allora, Ambro, ci devi mettere anche, come dire, un po' di impegno, quindi non solo... perfetto. Allora, la carriola passa. Bravissimo Ambrogio. Bravo Ambro. Applauso Ambrogio, dai per il tifo Ambrogio. Grande. Grande Ambrogio. Questo è il momento più critico. Cos'è cambiato? Cos'è andato? Cos'è successo? Ha perso la carriola. Adesso bisogna raccogliere le palline. 1, 2, 3, 4, 5. Più veloce, fatelo scivolare. Fatelo scivolare. 6, quell'erba così. 9, 10. Bravissimi, applausi. Bravi. Bravo Corò. Grande Ambro, soprattutto grande Antonio, è caduto la gara. Bravo Ambrogio! Va bene. Manu, tu a prescindere devi prendere le palle. O le porti dalla porta o le prendi. Però io farei lei che tiene. Ha una bella sopportazione, sta donna. Oh là là! Oh là là! Bellissimo! È lui che si fa portare? Dopo lo sfondo della foto lo facciamo. Vediamo. È bagnata? Ha piovuto prima, eh? Allora partiamo con le piatte, ci siete? Dov'è la scala delle piatte? È già la gara questa? Questa è una prova. Ah, una prova. Aspettiamo la scala delle piatte, seguiamo l'ordine canonico dall'alto al basso. Quindi prima piatte, poi locate. La scala delle piatte... Non lo so, abbiate, locate. No, qua se me lo lasci libero... No, era per andare... Quindi andare in fondo di là. E lui chi è? Lui chi è? Quando si palesa... Secondo me sta venendo le pietre. Giuseppe smette di bere birra e li vede qua, eccolo qua. Ok. Allora lei va in fondo, tu parti da qua, Laron parte prima, parte seconda, la parti sulla cariola, poi torni dietro, lei deve raccogliere le palline, se le palline cadono, lei raccoglie le palline. Se cadono,
questo la può anche... Sto registrando, non parlate male che sto registrando. Oh, beh, capite che devi fare? Allora, tutto slalom. No, devi correre fino a là. Dritto, vado sempre dritto. Vai sempre dritto. Faccio andata e ritorno. Dov'è Leo? Leo! Metti un po' di cemento. Il cemento. Un po' di cemento. E la sabbia? Sabbia, cemento. Sabbia, cemento, calcio, mattoni. Bravo, bravo. Ma lì c'è un bel carico dall'altra parte, mi raccomando, sana e salva portala, ma è tua moglie quella di là, no, è mia amica. Infatti non mi ricordavo che era bionda, non me la ricordavo bionda, no. Allora, come al solito io faccio 3-2-1 nel fischio. Ci siamo? Carichissimo. Pronti? Devi stare un po' più indietro, perfetto, così. Fiscalissimi, qui siamo fiscalissimi. 3-2-1 via. Vai. Attenzione, questo è dopo. Ok? Va bene così? Secondo slalom, adesso facciamo salire il passeggero in carrozza. Poveretta, ma la porterà sana? Quarta qui. Ah, no, dovete tornare indietro a raccoglierla. Però la tornare indietro, no? La tornare indietro. Vai. Ok. Buttala giù! No, che buttala giù! Brava! Bravi, bravi! Allora, visto che loro quando è caduta la pallina poi la carriera l'ha lasciata dov'è ed è tornato indietro solo lui, diciamo che si può fare questo in linea generale, quindi lo potranno fare anche gli altri nel momento in cui sono più avanti la pallina. Io dicevo le cazzate, noi veniamo fuori naturale. La carriola da girare. E poi le... Adesso partiamo con le rate. Mi raccomando, vi vedo tanti, vi vedo tanti. Bravi! Tipo strenato per le rate, tipo strenato per le rate. Occhio alla curva, però. Occhio ai birilli, ok birilli, fai le curve, mi incarico tutti. Bravo, no, devi farli bene. Oh Corò, fai la variante tu, vai, corri diritto e poi fai lo slalom con la mano. Sono pronti? Vado? Pronti? 3-2-1 via. Primo slalom, eccolo. Si punta, con la carriera si punta. Bisogna sostituire la carriera. Secondo slalom, benissimo. Senza problemi, adesso vediamo il passaggio della concorrente femminile a bordo. Brava, questa l'ha caricata bene. Prima pallina, seconda, terza, quarta, quinta. Volata finale. 6, 7, 8, 9, 10. Bravi! Bravi! Non ucciderla! Allora, adesso è la volta di Locate. Bravi! Ciao, ecco, mi vedo arrivare. Locate dov'è? Locate è puntato sui giovani in questo caso. Girare la carriola. Bravo.
Va bene, siete pronti? Tu sei pronto nel fondo? Sì, tanto ti devo solo portare. Siamo carichi. Attenzione, non è... ho visto che si puntano con me. Ecco, quindi impara la tecnica. Cronometro pronto. 3, 2, 1, via! Presi di lì da fare opposto a chi ha la tecnica un po' più arrotondate le curve, magari è vincente la tecnica. Questo giro a bordo, e volata finale. 1, 2, 3, 4, 5, dai, corso, tifo. Cambio mano, anche questa è una tecnica particolare. 9, 10, l'ultimo pezzo. Bravi! Bravi, bravi! Allora, volendo tu puoi anche lanciare tranquillamente la cagnola con lei a bordo, tanto non ci sono problemi. Bravi! Allora, Locate, adesso è la volta di Gornate. Ecco gli atleti di Gornate. Dov'è Gornate? Cariola. Questo qui è un gioco di abilità, però anche il portatore, diciamo, meno forza più atleticità. Siamo pronti? Un attimo che stanno sistemando le palline. Ci siamo pronti. Autista, sempre autista, dietro la linea, ancora un po'. Giudice, come dire, inflessibile. 3, 2, 1, via! Primo grado che effettuato verso il secondo gruppo di paletti. Secondo grado che effettuato. Piazza per il passeggero a bordo, ecco qua, velocissimi. 1, 2, 3, 4, 5 palline. 6, 7, 8, 9, 10 e la finale. Bravi! Bravi! Adesso tocca a vedere loro. Bravi! Stanco? Tocca a voi. Benegonno adesso? Non c'è la moglie sulla cariola dopo. Benegonno, la moglie non c'è. Tre, due, uno, via. Passeggero a bordo e via, senza portata, adesso la raccoglie le palline, 1, 2, 3, 4, 5, ultimo colpo di gara, 6, 7, 8, 9, 10, terzo finale, ci siamo, bravissimi, la pausa! Brava, bravi, bravi! Non esce più? Scusate, tutto questo è secchio. Vai Alessio! Perché dovete vedere fare un'altra, però in realtà bisogna giocare tutti, io devo fare un'altra, ma mi hanno detto che devono giocare tutti. Mi serve però uno che faccia il giudice. Ok, perfetto. Vai Ale! Quindi, mi sono già impiantato. Vai Ale!
Ale, ma chi è la tua dama? Un attimo, sono prendendo il peso dalla concorrente. Sara. Adesso... più leggera che abbiamo trovato. È giusto. Siamo tutti pronti. Ci siamo? Vado a 3, 2, 1, via! Bravissimo! Mi sento gli ultimi sono avvantaggiati perché è importante però, eh? Però ho capito un pochino con la tecnica da adottare del movimento di autonomia. Secondo me bisognerebbe fare una pesata di parte della pallina, attenzione, viene colta, riporta la pallina, 6, 7, 8, 9, 10 palline, ci siamo! Bravi! Wow! A breve mettiamo la classifica ufficiale. È finita? Antonella, Antonella, se puoi raggiungerci, che dobbiamo prendere una decisione in merito a una parità. Ti porta a scuola così? La graduatoria? C'è una parità, stanno decidendo. Ah, ecco. Ma no, ero dentro, mica un millimetro, ma no, no. Ma dove? Di là. Abbiamo il VAR, abbiamo il VAR, eh? Andate a posto. No, lei è a posto. Tu, la parte prima è proprio... Avete filmato tutto? Ah no, questa è la prova col VAR. Allora, secondo me è sì, anche secondo me la ruota sembra vedete voi, io gli ho fatto il video quando decidete il problema qua. Allora qui abbiamo il primo 32, stiamo allestendo intanto che aspettiamo i risultati, diciamo, della prova della carriola. Stiamo allestendo il campo di gara per il lancio delle uova. Chi è che ha tirato un uovo? È partito un uovo. Sara, ma chi vuole più fuori? Adesso andiamo. Aereo. La parità sono l'esito c'è? Ma dov'è? Ah sì?
ti parla Davide, io devo chiedere a lui di tempo. Adesso andiamo, amore. Allora, il referente di Locate, per piacere, se può raggiungerci. Grazie. Un applauso al referente di Locate, bravissimo, numero uno, number one, number one. Allora, state cadendo. Vediamo prima. Allora, vediamo il punteggio della corsa con le carriole in questo momento. Ok, allora, al sesto posto Appiate. Bravi! Bravi! Quinto e quarto posto a pari merito Lonate e Locate. Bravi! Al terzo posto Venegono. Bravi! Tutti bravi. Secondo posto Castelseppio. Primo posto Cornate. Vai! Bravissimo la tanda Cornate, grandi, complimenti, complimenti. Allora adesso partiamo con l'ultimo gioco della serata, che è il gioco delle uova, che io non so come funziona, lo facciamo spiegare a Fabio. Sì, comunque che sono qua in zona, come vedete, con la magliettina, che 4 mesi che si sbattono per organizzare. Quindi un applauso a tutti. Bravissimi. Bravo, bravissimi. Fabio! Bravo Fabio! Le uova dove si lanciano? No, ma le lanciamo. No, no, ma qua in fila qui. Allora, le squadre che devono giocare a come si chiama? Lancio delle uova. Se vogliono venire qua, diciamo la partenza, che così vediamo il regolamento insieme. Se c'è qualche punto da chiarire, lo chiariamo. Vedo la squadra di Gornate, coperta perché fa freddo, abbiamo bevuto, facciamo finta di avere un fisico. Va bene, non c'è problema.
Abbiate, Benedono, Locate, Lonate, Lonate ci siamo. Ok. Una donna e due uomini e fino a qui. E fino a qui ci siamo. Lo sappiamo, abbiamo capito, dai. Abbiamo capito, dai. Tanto adesso ti diciamo che va bene, tutti veniamo dopo perché non la maglietta, capito? Ora Antonella, che si vedono tutte le tecniche, lui non la maglietta non può giocare. Poi facciamo un corso, noi diremo anche fare un corso. Allora, vediamo il percorso assieme, perché le uova sono là in fondo, le uova sono là, 20 uova, la zona dove ci sono le X non è calpestabile, quindi queste zone qui non sono calpestabili. Quindi nelle zone non calpestabili l'uomo deve essere lanciato, mentre nelle zone calpestabili il concorrente può attraversare. Qui c'è un altro, diciamo, un'altra zona non calpestabile. Ok, adesso facciamo fare la prova per questo appoggio. Le uova sono buone. Prima che venga nel posto qua. Poi guarda nei 4 minuti totali. Sì, sì, 4 minuti. Barbara concentrata. C'è un tempo? Perciò 4 minuti uova di lì e poi torna. Perché c'è l'andata e ritorno. Allora, avete il massimo di 20 uova. No, ci sono. No, c'è un tempo massimo di 4 minuti. Se cade si parte con la giornata. E questo! Tutto è lo stesso. Ah, vanno di là. Quante tornano? No, non torna niente. Torna dopo. Le uova, no. Le luci. Arrivano tutte da una parte e si torna. No, e dopo ritornare. Ma non riesce a fare più di 20 uova. Va bene, l'anno scorso era così grande. Perché pioveva tanto. Mi sa che forse il piano. Va bene, quindi se non si torna niente, vince che la porta. Ma allora, se vanno avanti dentro non ti bastano per farle tutte e poi se ne rompono un po' dopo non ti bastano più se ne sono
Ma no, 120. No, no, 120. No, in totale ha detto che ne hanno 120. E 20 a testa. Se ne abbiamo 120. Uno parte con 20 uova, ok? Avanti e indietro, quante ne risultano? Ne risultano. Si prende il tempo. Se ne abbiamo tutte, fanno lì massimo 120. E poi magari arrivano più. Ma tanto tu c'hai, tu parti con 20 uova. Una squadra per squadra, ho capito. Una squadra 20. Sei squadre per 20 uova. Quindi prima le riportiamo tutte di qua e poi se abbiamo tempo la dobbiamo riportare. Esatto. Perché ne arriva una o 20. Perché una volta che arriva 20 le dobbiamo riportare. Tu ne riporti quando più arrivi a non averne più, capito? Vediamo. Partiamo da locati, va bene? Il contrario l'abbiamo fatto prima, abbiamo fatto il contrario. Stavolta partiamo dal mezzo, il mezzo è o locate per sé sempre, fate più tutto a voi. O locate per sé sempre. O locate per sé sempre. Ho locato questo sempre e poi andiamo a scendere, quindi questo sempre, eccoli qua, fate bim bum bam voi, partiamo dal mezzo. Chi ha vinto decidi se vuoi partire prima o dopo. Parte locato, allora lo... L'ordine è locati, Castelsepio, Gornate, Venegono, Piatto e Lonate, ok? Le regole sono chiare, quindi le uova devono andare in un senso e poi devono tornare indietro. Le zone contrastagliate con la X devono essere lanciate, non si può pescare la linea quando si lancia le uova, se no scatta la penalità. Ci siamo, il tempo massimo è 4 minuti, se siamo pronti da il via, i giudici di gara ci sono, va bene, al mio via, ci siete, siete pronti? 3, 2, 1, via! Caduto il primo uovo, ma non si è rotto questo, ancora, quindi possiamo secondo l'uovo caduto, l'uovo caduto, buono, l'uovo caduto se non si è rotto può essere portato nel cestino, se si è rotto è un po' difficile invece. Ricordo il tempo massimo di 4 minuti, quindi la prova deve essere conclusa entro 4 minuti e contano le uova che tornano alla base di partenza. Attenzione alle linee, non pestate le linee con i piedi. Sta parlando abbastanza bene locate. Siamo a 2 minuti e 40, quindi probabilmente dovete velocizzare, adesso non so quanto l'uovo manca delle 20. Manca ancora parecchie uova, quindi a 4 minuti diciamo un tempo abbastanza risicato. Thank you.
facciamo su 60 metri. Perché non l'ha fatto lui? Perché non ci tengo direttamente? Perché abbiamo fiducia in voi. Vediamo quante uova ci sono adesso. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Una. Cioè, lei deve lanciare. Aia. Rotto? È già finita. Ma sono già passati 4 minuti. Abbiamo cambiato un po' le regole, perché ci siamo accorti che in realtà la data di ritorno non si riesce a fare. Quindi la regola in questo momento è: si portano le 20 uova dall'altra parte, una volta che le 20 uova sono andate dall'altra parte il gioco finisce. Quindi si conta quante uova sono arrivate dall'altra parte. A parità di numero di uova dall'altra parte si conta il tempo. Perché... Castelsepio è chiara la regola nuova, cioè non vale più quello che ci siamo detti prima, ma adesso praticamente le 20 uova bisogna farle arrivare dall'altra parte, quindi la gara sta in questo. Poi vengono contate le uova che arrivano dall'altra parte. Nella classifica finale, a parità di uova dall'altra parte, conta chi ci ha messo meno tempo. Ok? Quindi c'è un tragitto solo. Invece di fare il doppio tragitto, facciamo un tragitto solo. Ci siamo pronti, dobbiamo partire il tempo. Siete pronti? Thank you.
Possiamo partire? Siamo pronti? Giudice, siamo pronti? Ok. 3, 2, 1, via! Tecnica di lancio dell'uomo, se non vorrei portare sfida a continuità. Toto non vale. Andiamo a vedere quante uova mancano ancora. Siamo a metà della prova, mancano ancora 9 uova. Anche il passaggio delle uova così semplice. Attenzione sempre ai piedi a non pescare le linee. Siamo quasi alla fine. Mancano ancora 4 uova. Non ne hanno fatto. No, forse se ne è rotta una. Adesso non ricordo se si sia rotta durante il tragitto. Leo! Mancano 2 uova, questo è il penultimo uovo. Ultimo! Ultimo uovo in questo momento! Ultimo uovo in chat! L'ultimo uovo che passa! Ecco l'ultimo lancio! Bravo! Bravi, bravi! Complimenti, bravissimi! È la volta di tornata adesso, vedevo del guardistrano. Guardate che sto preparando. Non so se i conteggi sono stati fatti. Chiaramente con le uova poi facciamo un frittatore per tutti. Frittatore gin tonic per tutti dopo. Per tutti, aspetta. Frittatore per tutti, gin tonic per noi, veramente.
Allora, io sto facendo così perché prima o poi, qualcuno ci porterà un vittorio, come l'altra volta, capito? Quindi lo butto a tutto inizio. Allora, tornate. Non c'è? Allora, siamo pronti? Siete pronte? Sì, da una vita, vedo, c'è palle, chiudiamolo questo gioco qua. 3, 2, 1, via! Dopo carbonara per tutti. Per tutti quelli che hanno fatto. Rotto. Non distraiamoci tanto con la carbonara, ma seguiamo il gioco. È già caduto un uomo, vediamo che è già caduto un uomo. La squadra di Gornate è costituita a quote rosa, quindi un valore aggiunto insomma a questo lavoro. Dai forza! Dai un applauso! Bravi! Si stanno un po' spegnendo, ecco, bravissimi. Bravi! Aia! Si è rotto? No? Intero vale, vai, vai! Si è rotto? Se si rompe non vale, eh! Tanto poi le conta il giudice, quindi non è un problema. Mancano ancora 5 uova, questo è il sest'ultimo, ne mancano ancora 5. Tre uova ancora, terz'ultimo uovo in questo momento. Devo dire che la seconda ricevitrice ha proprio questa tecnica di acchiappo dell'uomo, bravissima. Un po' da giocatore di baseball. L'ultimo uomo, questo è l'ultimo uomo che sta arrivando. L'ultimo uomo in questo momento che viene depositato. Eccolo lì, fine della prova, bravissimo, complimenti. Bravi! Allora, dopo tornate tocca a Benegono, quindi vi vedo già qui presenti i bagliattini, adesso aspettiamo il calcolo del punteggio in Bernate e poi tocca a Benegono. Se qualcuno vuole andare a recuperare il guanciale, che così, guanciale Pepe e Pecorino. Thank you.
Venegono Inf. Venegono Inf. Vai. Avremo i vostri dopo. Oh, Venegono è pronta sul campo di gara, manca il giudice. Si sta facendo ancora i calcoli. Venegono. Stanno verificando la prova di giornate. Possiamo partire con la prova? Partiamo allora al mio 3-2, uno parti, ok? 3-2-1, via! Oh, un attimo, scusate, ma anche la ciotola dall'altra parte, quindi partenza falsa, scusate. No, scusami, non ho sentito. Senza ciotola non si può. Ci siamo un attimo persi io il conteggio delle uova. È arrivata la ciotola dall'altra parte. Possiamo partire? Ok, sei pronto? 3-2-1, via! Diciamo che abbiamo fatto fare una prova gratis di lancio, così se non può prendere le misure. Primo uomo rotto, mannaggia, secondo uomo rotto, due uomo rotto insieme. Arcuati. Ecco le tecniche di gioco. La tecnica è quella di lanciare in maniera arcuata con una parabola un po' più alta, così diciamo meno veloce la posizione dell'uovo. Un po' di tifo, dai, facciamo un po' di tifo, che anche se tardi, se no ci addormentiamo tutti, dai, un po' di tifo. Venegono, dove la gente di Venegono a fare il tifo? Troppa tensione, troppa tensione. Ah, vediamo quante uova mancano. È andato? Mancano ancora 6 uova, eh. Questo è il settimo, il settultimo uovo. Brava! Si è rotto il cano, non vale più, non vale no. Più. Ah, si è rotto? Porca miseria! Ripartiamo con un altro uovo, perfetto. Bravissima! Mancano due uova, eh! No! Si è rotto, no! Se non è rotto buono, vai! Bilanciano! Ultimo uovo, questo che sta partendo è l'ultimo uovo. Vediamo se riesce ad arrivare alla fine.
ultimo uovo. Vai! Siamo che è arrivato, perfetto, bravissimo anche gli atleti di Venegono. Dopo Venegono abbiamo Appiate. Appiate, sempre te, sempre noi. Se noi ci fosse vicenti che abitassero la gente, però bene. Sono tutti fermi, capito. Chissà chi ha fatto la cosa migliore, se devo andare in villeggiatura per stare qua a giocare. Complimenti, complimenti, complimenti comunque. Così sulla maglietta, così, con le mani sulla maglietta, che passa. Infatti, così. No, sulla mia no, no, perché poi a me serve tutto che domani o dopodomani, quindi. Se no poi non mi danno più altre magliette, quindi non posso più lavorare. Maglioncino c'entra, c'è solo questo. Lì poi me la venite con mia moglie per il maglioncino, non so cos'è peggio, non so cos'è peggio. Abbiate Guazzone. Pronti? No, manca Abbiate, poi mancherà Lonate, se non erro. Manca Lonate, che sono lì ad aspettare. Siamo che si è fatta una certa, si è fatta una certa. Ma domani è sabato, dire ora. Mannaggia. Allora, vediamo se la cronometrista ufficiale mi dà l'ok, possiamo partire. Possiamo partire? Sei pronta? Allora, 3, 2, 1, via! Grazie, da che velocità! Aia! Primo uomo rotto, mannaggia! Secondo non si è rotto, caduto! Mamma mia! Un po' più arcuato, un po' più arcuato il lancio! Un po' più piano forse, però! Non voglio dare dei consigli, ma... lancia, ok, l'importante è che non si rompano le uova, come vengono. Aia, adesso si è rotto, però questo si è rotto, si è sentito benissimo. Questo era perfetto, questo lancio era perfetto. Andiamo a prendere un po' la mano anche sul lancio dell'uovo. Porca questo. Lungo. Più lungo! Bravo, Giuse! Vediamo quante uova mancano. Ne manca solo uno, mi dicono. Questo è l'ultimo uovo, l'ultimo uovo, l'ultimo uovo che sta arrivando, si è rotto anche quello, quindi è finito il tempo. Oh là là, bravi, bravo, bravi, bravi, stati veloci, ragazzi, il tempo da battere.
tempo, il tempo da battere questo, eh? Aspettiamo la classifica finale allora del lancio delle uova. Nel frattempo vi ricordo che la giornata di domani, l'apertura della giornata è anticipata alle 17 e il primo gioco che si farà è la gincana, quindi domani alle 17 sempre qua al campo di Lonate con la gincana. Alle 18 seguirà la staffetta d'acquapaglio, sempre alle 17 faremo il basket 3 contro 3 di ripaglio. Vediamo la classifica ufficiale di questo ultimo gioco. Manca Lonate, era una finta, volevo vedere se eravate attenti. Siamo tutti attenti. No, a tavolino Lonate prima che organizza il gioco. Possiamo andare? Possiamo andare? Dai! Possiamo andare, bravissimo, così mi piace. 3, 2, 1, via! Si sono spente le luci. Diciamo che siccome abbiamo l'handicap delle luci le andate prima per defunto. Tanto sono tutti d'accordo, mi sembra, qui, no? Almeno le persone sono forza, forza, Laghi, dai! Forza! Lancia, 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 manda la prima! Lancia! Mancano 6 uova, questa che parte è la sest'ultima uova. Uovo, scusate, uova.
Complimenti a te. Pizzi, non mi stigare in maniera che poi... con calma, con calma. Tanto ricordo che dare il numero di uova portate. Perché si è rotta. Si è rotta. Vale il numero di uova portate. Solo a numero di uova portate uguale conta il tempo. Questo è l'ultimo. Questo è l'ultimo uovo che si è rotto e quindi finisce così. Bravi! Bravi! Bravissimi, complimenti! Bravi! Bravi, bravi! Allora, vi ricordo che domani, sempre qua sul campo, inizieremo alle 16.30 perché ci sono dei giochi da recuperare. E poi, nella giornata di domani, si deciderà il programma ufficiale, insomma. Però, 16.30, tanto comunque gli stand gastronomici saranno aperti, birra ce n'è, ci sono i cocktail, c'è più cocktail che birra, c'è da mangiare. C'è il parere del capo che stasera mi dicono che è andato alla grande, e quindi vi aspettiamo numerosi domani. La Barbara è bravissima, perché diceva quello che c'è, no, tre e una si è rotta dietro, quindi conta mezzo. Cronista, allora diamo i risultati, lascio la parola al comitato. Al sesto posto Benedono, al quinto Locato, al quarto Abbiate, al terzo Donate, al secondo Gornate, al primo Castelsetto. Bravi! Adesso le uova sode, ma sono arrivati terzi lo stesso, va bene, dai. La bravi! Mettiamo quelli di marmo, così vediamo se riusciamo a vincere nello stato. L'uovo che sia di legno, prende il culo intero. Per quello di marmo da lanciare, insomma, è il massimo. Bene! Allora, ringraziamo tutti per questa sera, i giochi sono finiti, gli stand gastronomici sono comunque aperti fino a notte inoltrata. Domani ci troviamo alle 16.30 qua sul campo di gara e una buona notte a tutti, grazie della serata. Grazie. E buona giornata. Buona serata. Grazie, grazie. Dammi le chiavi che